Una cena rigorosamente alla matriciana per aiutare le popolazioni del centro Italia colpite dal devastante terremoto del 24 agosto scorso. Si tratta di un banchetto di beneficenza che l'amministrazione comunale di Niscemi sta organizzando per raccogliere fondi pro terremotati. Associazioni di volontariato e club service locali sono stati convocati dal sindaco Francesco La Rosa presso la Casa del Volontariato al fine di concordare le modalità di svolgimento della serata conviviale. Si svolgerà all'interno della Casa del Volontariato con la partecipazione di tutti i club service e le associazioni della città di Niscemi, naturalmente quelli che vogliono partecipare. Useremo prodotti tipici del luogo, praticamente giorno 10 io sarò a Bologna a una riunione degli stati generali dei comuni dimenticati, dopodiché partirò da Amatrice, laddove già mi hanno preparato il materiale da portare a Niscemi, guanciale, pecorino romano, prodotto nel centro Italia, quindi ad Amatrice. Noi speriamo di ricavare un bel numero di soldini per consegnarli poi breve mani, assieme a tutto quello che abbiamo raccolto, ai paesi terremotati. Questo è quello che si sta preparando. Penso che si svolgerà da giorno 15 al giorno 17, ma la data sarà stabilita proprio oggi pomeriggio con le associazioni. Sindaco, le chiedo, ma come le è nata questa idea? Nasce dai rapporti che abbiamo con la città di Amatrice, perché in un certo senso siamo fratelli, perché abbiamo iniziato un percorso intorno 11 ottobre con Amatrice, dove sono nati gli stati generali dei comuni dimenticati. L'abbiamo continuato per i rapporti che ci sono continui e costanti sulla questione sanità, anche perché il Grifone, l'ospedale di Amatrice, era uno di quelli destinati a chiudere. Assieme abbiamo portato una battaglia sulla sanità anche a livello nazionale, oltre a parlare di decentramento di poteri, di spopolamento dei comuni che nonostante vivono bene, ci sia un buon reddito, ma la gente va via per carenza di servizi.